Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo angolo del giardino dei frati minori cappuccini, in questa zona che è definita l'eremo proprio perché accompagna chi vuole ritagliarsi ecco anche qualche momento del suo pellegrinaggio ecco, di meditazione e di riflessione. Soprattutto tanti gruppi che vengono qui. Qui oggi per ricordare una bella figura di frate minore cappuccino. Ecco, stiamo parlando di un figlio spirituale di Padre Pio e di un servo di Dio. Stiamo parlando di Fra Daniele Natale, che proprio il 6 luglio del 1994 venne a mancare. Lui nacque nel marzo del 1919, l'11 di marzo. La sua vocazione che è nata grazie a Padre Pio, ecco, lui era di San Giovanni Rotondo, ma è stato in diversi luoghi della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, e in modo particolare, ecco, la sua spiritualità è segnata da San Pio, da Pietrelcina. Potremmo raccontare tantissimo di Fra Daniele Natale, potrebbe anche raccontarsi lui, perché lui era un amante della fotografia, era un amante della telecamera, quindi lui a volte si autoriprendeva e raccontava tanti aneddoti legati alla vita di Padre Pio da Pietrelcina. Beh, qui oggi per raccontato che lui era molto amante della natura, ecco, anche in questo angolo lui era amante dei fiori, li dipingeva e ci ha regalato anche tantissimi scatti rubati all'intimità e alla quotidianità di Padre Pio. Beh, oggi qui per raccontarvi quello che accadde in un pomeriggio, forse poteva essere anche un pomeriggio estivo, chissà, lui è stato assistente di Padre Pio, si trovavano entrambi sul terrazzo qui del convento e stavano recitando il breviario insieme. Fra Daniele, che era seduto proprio accanto a Padre Pio e pregava con lui, gli venne in testa di provare se veramente Padre Pio poteva leggere nei suoi pensieri. Guardando Padre Pio, allora gli chiese proprio mentalmente se volesse offrire le sue preghiere a Dio. Padre Pio, a un certo punto, mentre stavano pregando, lo guarda e con la testa annuisce. Fa proprio così. Non ancora pienamente convinto, allora chiese mentalmente a Padre Pio se avesse fatto proprio sì a lui con la testa, ecco, se quel suo annuire era rivolto proprio a lui. Padre Pio, stavano pregando insieme, si ferma e con la testa di nuovo annuisce. Fa così. Ancora una volta Fra Daniele non era convinto, allora stava pensando a qualcosa da chiedere mentalmente nuovamente, quindi a Padre Pio, affinché ricevesse un'altra risposta. A quel punto Padre Pio si voltò di scatto verso di lui, interruppe la preghiera e gli disse: sei soddisfatto adesso? E basta.